Il risultato del referendum sarà determinante per il futuro delle province italiane. I consiglieri bresciani, prima di tale data, hanno presentato l'attività della provincia dello scorso biennio che, nonostante le sempre minori risorse a disposizione, è stata soddisfacente sia per i risultati ottenuti sia per l'esperienza in se stessa. L'8 gennaio, inoltre, sarà il momento della rielezione dei consiglieri, tra i quali non si ripresenterà Nini Ferrari. Beh, noi abbiamo avuto la fatica di rendere possibile una riforma, che è quella della 56 del 2014, la cosiddetta legge del Rio, e la conseguente riduzione di risorse in forze umane, i nostri dipendenti ridotti al 50% e in risorse finanziarie, che insomma siamo arrivati al terzo anno del 2017, si dice che sarà cancellato, ma che ha visto un prelievo dalla legge stabilità per 23 milioni in aggiunta ai prelievi precedenti nel 2014, nel 2015 e il doppio 46 nel 2016. Per cui insomma abbiamo fatto veramente fatica. L'orgoglio è di dire oggi, con tutti i consiglieri, a partire dal vicepresidente con delega al territorio Alessandro Mattinzoli, che ci siamo riusciti, nel senso che abbiamo mantenuto quella idea di casa dei comuni, quella capacità di dare sulle funzioni cosiddette fondamentali una risposta ai nostri comuni, ai nostri cittadini. Sicuramente è stato faticoso, ma credo che ne valesse la pena. Ma noi abbiamo indetto le elezioni la data ultima, le liste si comporranno dopo l'esito referendario del 4 di dicembre, la data è l'8 di gennaio, e l'auspicio è quello che tutti capiscano di concorrere, se sarà con più liste, mi sembra che ormai sia un dato assodato, comunque ha un governo del territorio che vede nella provincia oggi un ente di secondo livello e per cui la rappresentanza delle amministrazioni comunali, sia quelle piccole che il comune capoluogo e quelle più grandi. Per cui l'auspicio è che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, da parte di tutti i comuni. Ma diciamo che ad oggi facciamo il bilancio di quello che è successo in questi due anni e credo che sia un bilancio assolutamente positivo, perché è chiaro che la formula data dalla riforma del Rio era una riforma assolutamente nuova e indubbiamente ha dovuto essere assimilata nel suo concetto, nella sua impostazione, che guardava più a un accordo istituzionale per garantire tutti i comuni e garantire quei servizi che ancora la provincia, visto le ristrettezze economiche, visto le competenze che aveva assolutamente ridotte rispetto al passato, ha potuto e ha voluto lo stesso essere presente e poter dare ai sindaci la possibilità, in un momento non facile, e a tutti gli amministratori di avere dei servizi. Io credo che ci sia una cosa che va sottolineata e va detta fuori discussione. Il referendum, per come è stato impostato, invece di impostarlo sui contenuti, sta prendendo una piega sempre più politica e dunque sarà uno spartiacque per capire come affrontare il rinnovo del Consiglio provinciale. C'è un dato certo, un presidente c'è già e dunque ci vorrà da parte di tutti una capacità di andare oltre al dato politico del referendum e guardare invece a un'efficienza e a una gestione che non so neanche dal punto di temporale quanto durerà, se ci sarà una trasformazione nelle famose aree vaste, che porti i comuni ad avere la possibilità comunque di aver erogato i servizi che le competenze della provincia manterranno. Dunque c'è questo proprio nodo da sciogliere, nodo che non determinerà una posizione diversa a seconda del risultato, ma che sicuramente in qualche modo potrebbe condizionare un percorso rispetto a un altro.